Io ho sempre pensato che le due cose, collaborare con l'artista e inserire, opere d'arte nell'architettura, sia un fatto molto positivo anche questo, se fatto in termini giusti, cioè non interpellando gli artisti quando l'edificio è già costruito, ma collaborando sin dall'inizio. Poi devo confessare una cosa, che io amo molto più la pittura che non l'architettura, cioè mi ha aiutato molto di più a sfogliare libri d'arte contemporanea, moderna, che non riviste specializzate di architettura. Sembra un'eresia, ma l'equilibrio che si trova in certi quadri di Malevich o di Kandinsky è molto superiore che certe piante fatte da architetti contemporanei. Ecco, c'è un equilibrio tale che è molto così, più stabilizzato che non una pianta di architettura dove se togli un elemento crolla tutto. È come chiedere a una mamma qual è il figlio che preferisce. Soddisfazione ce ne sono tanti, perché in 50 anni di professione si è un po' così, ci sono dei periodi in cui riuscivano meglio. Direi che il periodo iniziale, perché ho avuto la fortuna di progettare un complesso di ville sulla collina di Moncalieri, di galleristi molto noti a Torino, e quindi ho potuto dar libero sfogo alla mia passione rivolta verso la pittura e verso l'architettura. Al primo lavoro grande che ho firmato, che è la cooperativa Teodosia in Corso Montecucco, però direi che il periodo più soddisfacente è stato quello tra gli anni 80 e 90 e quest'ultimo periodo, dove ho collaborato dal 2006 proprio con l'architetto Marco Aimetti, che l'ho conosciuto sul mio lavoro, e direi che è stata una proficua collaborazione tra di noi, che continua tuttora ed è culminata adesso con la progettazione dello stadio, del rifacimento del vecchio stadio Philadelphia. E poi io ho avuto la fortuna di aver collaborato anche con personaggi molto importanti, sia nella mia gioventù che poi in seguito, e quindi io lo reputo molto positivo il fatto di lavorare con colleghi. Siamo sempre andati molto d'accordo, sia con questi di Torino che altri, per esempio l'architetto Zacchiroli a Bologna, e con lui l'ho conosciuto al concorso di centro direzionale di Biella, e poi abbiamo lavorato insieme in due o tre grossi lavori: il concorso del rifacimento della stazione di Bologna dopo il disastro del 1980, e poi qui a Torino il Palazzo di Giustizia, e quindi la collaborazione è stata molto molto buona. Io mi sono sempre trovato meglio con il pubblico che non col privato, perché ci sono varie ingerenze poi da parte del privato, perché ci sono, a parte i fattori economici, eccetera, mi sono sentito più libero a svolgere la professione con un committente pubblico che non privato.